Ancora una volta la Prefettura di Salerno apre le porte alla formazione di studenti universitari di Salerno grazie al protocollo d'intesa siglato questa mattina tra Sua Eccellenza Francesco Russo ed il Rettore Vincenzo Loia. Si rinnova l'intesa per la formazione con tirocini formativi della durata di 3 mesi destinati in prevalenza agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza, anche se l'Ateneo non esclude la partecipazione anche di studenti provenienti da altre facoltà. Un'esperienza molto valida quella che abbiamo concluso e quindi abbiamo ritenuto con il prefetto appunto di continuare questa esperienza perché penso che, come dire, il learning by doing, un'applicazione delle conoscenze che creiamo, che trasferiamo all'università, poi può avere una concretizzazione in ambienti molto, molto complessi da un lato, ma sicuramente anche molto fertili proprio per arricchire le esperienze dei nostri studenti. Quanti studenti sono interessati da questi tirocini, signor Rettore? Allora, noi facciamo una politica, devo essere sincero, molto significativa sui tirocini, quindi noi andiamo, paghiamo i nostri studenti che vogliono fare i tirocini, quindi li invogliamo. Quindi noi in realtà i numeri che spostiamo come tirocini formativi sono migliaia. Ovviamente sono distribuiti su un network molto esteso che è fatto di enti pubblici, aziende, quindi noi abbiamo fatto un'esperienza che ha coinvolto, da quello che ricordo, insomma, in 3 anni varie decine di studenti, anche diciamo in ambiti disciplinari anche molto, molto diversi, eterogenei, da, mi ricordo, informatici, giuristi, ingegneri del appunto gestionali, e quindi riteniamo che onestamente anche registrando un'ottima impennata delle nostre immatricolazioni, perché noi abbiamo avuto l'ultima immatricolazione, il numero più alto nella storia dell'Università di Salerno, che possiamo arricchire ulteriormente anche i tirocini con la prefettura. Sì, noi abbiamo rilevato insieme al magnifico rettore l'estrema utilità di questi tirocini, la possibilità per giovani laureati o laureandi di avere l'opportunità di vedere sul campo, di verificare sul campo alcune delle attività che ordinariamente vengono svolte dalla pubblica amministrazione. Sto parlando evidentemente di, diciamo come dire, di ragazzi che studiano le materie giuridiche, ma non solo, è veramente interessante anche in materie di carattere sociale. Voi sapete qual è la vasta gamma di quelle che sono le competenze della prefettura, che vanno dall'ordine alla sicurezza pubblica, alla protezione civile, alle problematiche a carattere sociale, in particolare l'immigrazione che ci occupa molto in questo periodo, per cui abbiamo notato che per loro è molto interessante. Il collegamento, come d'altra parte, diciamo, per quanto riguarda, diciamo, si fanno gli stage anche in materia tecnica, questo in materia, diciamo, nella materia giuridica, consente loro appunto di fare dei passaggi importanti che poi saranno, come dire, porteranno con sé, saranno una buona carta da visita quando troveranno le loro sistemazioni future.